Cos'è che ti ispira questa forma di arte e da quanto tempo la pratichi? Io non faccio solo questo, faccio anche altri tipi di arte, quadri, fumetti, illustrazioni, vignettistica e genere. Di dove sei? Milano. E apprezzi questo spazio che il Comune di Lecco ha messo a disposizione? In che senso? Nel senso che hanno dato spazio a questi muri che di cemento e ora dovrebbero migliorare. Allora, è il solito gioco, io vi do i muri e voi mi fate i disegni. Mi sembra un po' banalizzante per tutti noi writer, perché se volete le cose belle fatte bene, bisognerebbe pagarle. Ah, c'è anche questo aspetto che nessuno fino ha fino a ieri io sono stato arrestato, sono stato tacciato di essere un vandalo, sono stato... me ne hanno fatte di tutti. Addirittura in un paio di servizi sulla Rai dicevano che noi, le mignotte e gli spacciatori eravamo più o meno tutti. Oggi vogliono disegni a gratis, non lo so. Prima o poi migliorerà, dici? No, per me è già migliorata, io già vivo di questo da 20 anni a questa parte. Sono le istituzioni che forse dovrebbero informarsi su chi e che cosa fa e perché. Ma nel senso io ho una partita IVA, pago le tasse su tutti i lavori che faccio, eppure sono un vandalo. Ma chi è che, se si può sapere, chi è che ti paga, da chi prendi? Dai più svariati, l'ultimo ho fatto qua a Mandello, ho fatto dei graffiti per Moto Guzzi, per il 90° di Moto Guzzi, per esempio. L'ultimissimo che era 2 settimane fa, mi paga Rete 4, vado a lavorare per Rete 4, ogni giovedì sono a Roma a fare un programma con, si chiama La Versione di Banfi, con Alessandro Banfi, che è giustamente conduttore e giornalista, privati, aziende, un po' di tutto. Un libero professionista, anche se tacciato di essere. Va bene, ti ringrazio, ci hai raccontato delle cose nuove. Eh sì. Cosa significa Carducci ignorante qui a Lecco? Ma è quando siamo venuti a vedere le pareti, la ragazza del comune mi ha spiegato di questo errore letterario che ruota intorno a questo monte, che è il Resecone. E visto che comunque un monte citato in letteratura da Manzoni, dopodiché Carducci ha scritto questa poesia errando, facendo il primo, prendendosi la prima licenza poetica, della famosa licenza poetica, appunto, che il sole tramontasse dietro il Resecone anziché dall'altra parte. Quindi è soltanto una rappresentazione ironica di quello che aveva già detto e fatto Carducci, cioè nel senso già lui lo sapeva di aver sbagliato. E quindi con Carducci ignorante è un po' così la rappresentazione di questa licenza poetica che tanto è discussa nella provincia di Lecco ed è sorrisa in tutta Italia. Cioè, nel senso, è una cosa molto divertente che mi ha colpito, l'ho voluta rappresentare così, andando ad utilizzare dei materiali di riciclo, andando ad eleggere quasi come se fosse un cartello, una targa che testimoniasse questo errore. Come giudichi la giornata di oggi, l'aver messo a disposizione dell'amministrazione comunale di questi spazi? Ma è importante che ci siano delle amministrazioni comunali che operano in questo senso, più che altro dal punto di vista sociale è una cosa bella che la gente riesca ad incontrare questa espressione giovanile andandola a giudicare con i propri occhi e non giudicandola attraverso soltanto le articoli dei giornali, che possono essere un incontro, andando a vedere proprio chi se ne piace questo tipo di espressione oppure no. Tu hai molti anni che fai questo tipo. Sono 15 anni, sì. E operi nel milanese? Sì, principalmente sì. Hai avuto difficoltà nella tua arte? Beh, come tutti quanti, c'è stato un periodo fino al 2005-2006 che è stato un momento anche florido per i graffiti milanesi, tant'è vero che anche altre ragazze venivano proprio a Milano per fare graffiti o comunque street art, perché era un punto nevralgico a livello mondiale. Dopodiché l'amministrazione è cambiata, è salita la Moratti e ha incentrato tra la sua campagna politica anche si è ripromessa di sconfiggere questo.
questo male che erano i Brother, tra i tanti ha scelto me come capo espiatorio, quindi poi mi ha portato in tribunale, sappiamo tutte, è finito tra il cevino, l'importante era comunicare a livello mediatico che le stava facendo qualcosa, poi io mi sono dovuto pagare l'avvocato e tutte queste cose qua, vabbè, quella è tutta un'altra storia. E è la tua professione? Allora, far graffiti non è assolutamente la mia professione, ma è rimane comunque il mio piacere e continuo a fare graffiti illegali, perché sono convinto che la propensione dello spazio è quando c'è il punto di partenza dell'arte di strada, al di là del soggetto che vai a mettere, eccetera, eccetera. La mia professione sta nel realizzare delle opere che vengono collocate nei musei, riesco a realizzare poche cose sostenuto da un gruppo di persone che credono nel mio lavoro, sono dei piccoli estimatori che mi aiutano a pagare l'affitto e ad andare a mangiare fuori con la mia fidanzata. Visto i tuoi lunghi anni di militanza, hai qualche messaggio in particolare per chi vuole iniziare questa attività? Sì, bisogna assolutamente continuare con crede, che è il fatto di mettere oggi magari un cavalletto o domani tagliare l'erba davanti a casa, anche se non ha avuto quest'ordine da qualcuno, bisogna continuare ad avere dei propri pensieri, delle proprie idee da sviluppare, non soltanto nella produzione dello spazio come nella street art, nel comunicare qualcosa, ma è oggi mi piace andare lì e fallo. Oggi mi piace, non mi va di andare in quel locale lì e ci stanno andando tutti i miei amici, non lo farò perché mi piace fare quello che voglio fare, e quindi questo a lungo andare migliora anche la qualità della vita e i rapporti interpersonali, per forza di cose. Ciao Lecco. Sono Alessandro Gatti, Gatto Nero, Ale Gatto, Gatto Nero. Diciamo ormai ex writer, perché in realtà sono un artista, sono un pittore, io espongo in musei, espongo in gallerie, però il prossimo sarà al Museo del Mare di Marsiglia, cioè grosso modo il Guggenheim, e il prossimo sarà il 2015 al nuovo museo che fanno per l'Expo. Fondamentalmente tu direi, ma come writer tu dovresti essere, fai train? No, io ho sempre dipingo i muri da quando avevo 14 anni. Ho sempre avuto questa etica di intervenire ok sulla città, ma veramente in dei parchetti dove c'è bisogno. Se io sono il classico writer che la sciura mi portava le lasagne, dicendo, perché vengo da Baggio, per cui all'epoca anni 80 tutte le fabbriche sono state decentrate da Milano, per cui nelle periferie c'erano veramente dei parchetti che anche gli spacciatori non ci volevano andare, perché erano brutti esteticamente. Siccome Milano non è Livorno, c'è il mare, Milano è Milano, cioè già non è che sia proprio la città più colorata della terra. Allora avevo fin da ragazzino proprio questo bisogno di colorare, di migliorare, e un grande rispetto per i grandi. A me piace l'arte, mi piacciono i grandi, mi piace Caravaggio, mi piace Michelangelo, cioè Leonardo da Vinci ha fatto delle cose che se tu le guardi, cioè non ci sono parole per descriverle. Per cui non sono mai andato a coprire, andare in un centro perché c'era la visibilità, non mi sono mai fatto grossa pubblicità, ho sempre fatto opere d'arte, opere belle. Ma anche tu come tuo fratello hai passato delle vicissitudini, ti hanno, insomma, niente. No, ma perché l'etica paga, l'etica è essere rispettosi, non andare sul palazzo appena costruito. Non ti arresteranno mai. A me mi hanno fermato e mi hanno fatto fare una commissione dentro alla caserma della polizia. Oltretutto non lo sanno tutti chi siamo, chi non siamo, sanno i nomi, sanno tutto esattamente che quella roba è giusto. Io dico ai ragazzini, molti nuovi writer sono affascinati all'inverosimile da questa cosa di essere famosi, di scrivere il loro nome in giro, e mi dispiace, ma non in Italia. In Italia paga la qualità, cioè in Italia c'è Cenacolo, è lì, non è che lo puoi staccare e portarlo via. Per cui tu puoi diventare famoso, rimanere famoso per un anno, due anni, dopo tre anni ciao, non sei più, cioè sei sparito. Paga però la qualità, paga veramente il parchetto. Io mi ricordo parchetti dove c'erano prostitute, spacciatori, merde di cane ovunque.
pattumi era buttata in discarica. Punti, mi ricordo una volta che abbiamo prima tirato via tutta la discarica abusiva, noi l'abbiamo accantonata, abbiamo chiamato l'AMSA e poi l'abbiamo ridipinta. Capisci che uno che fa una roba del genere non l'arresti. E come hai fatto, come sei riuscito a fare questo salto di qualità, insomma? Ti hanno cercato, sei stato tu? Mi hanno cercato, perché poi in realtà i critici d'arte sono attenti, soprattutto ultimamente, perché ultimamente c'è troppo nepotismo nel mondo dell'arte, per cui uno che fa il critico d'arte ha veramente voglia di trovare, cercano, sanno le cose, non è che non è vero che c'è solo nepotismo, c'è anche una minima di attenzione, di interesse, di voler fare, di voler trovare nuovo Caravaggio, perché porca puttana, se è nato una volta ne nascerà un altro prima o poi, no, cioè, non credo, perché Caravaggio è inarrivabile, però si sa mai. Però comunque la qualità paga, nel senso, se tu guardi questo pezzo qua, cioè, a parte la dimensione, mantenere le proporzioni su un pezzo del genere non è facile, poi guardi, i muscoli ci sono tutti, non è che c'è la plasticità, c'è la torsione del busto, c'è tutto quello che è la scuola italiana, ma tu, io vado in giro per il mondo, espongo per il mondo, ma sai quanto siamo amati e invidiati per questo? Quanto vorrebbe un francese poter avere uno che sappia disegnare, abbia una visione tridimensionale, un gusto, una piacevolezza per l'immagine che abbiamo noi, e non c'è. Peccato che i giovani sono affascinati dal rapper Yo che fa la lettera. E chi se ne frega della lettera? Ok, c'è da dire una cosa, apriamo una parentesi sulla lettera. In realtà la lettera ha tutta una sua storia, un'evoluzione molto bella, molto interessante. Sul discorso grafico il writing ha portato molto avanti anche quella cosa lì. Però ragazzi, io sono italiano, come dicevo prima, e io Caravaggio. Chiudiamo con un messaggio ai giovani writer, cosa. Beh, non so, in realtà messaggi io già avevo fatto, oltre essendo poi, come dicevo, l'artista un po' più grande di testa, mi sono fatto anche i corsi nelle varie scuole, gli ho raccontato il perché, il per come, l'etica di questa cosa, gli ho raccontato. Volete diventare famosi? Io vi dico come diventare famosi. Sbattetevi, sudate, prendete un blocco, una matita e disegnate per 6-8. Cioè, oltre a un po' di estro ci vuole anche applicazione. Soprattutto se tu. Allora, disegnare, saper disegnare è un dono. Ciao carissimo. Sei rilassato. Saper disegnare è un dono che ti arriva, o ce l'hai o non ce l'hai, è legato, io poi ho fatto gli studi, è legato proprio al modo di vedere, al fondo retinico, come è fatta, come sono fatti i tuoi coni e bastoncelli. Se tu hai la fortuna di avere questo dono e non ti alleni, sei doppiamente stronzo, capisci? Sei stupido, è come avere una Ferrari e non saper guidare. Cioè, c'è la Ferrari, fatti la patente, cioè. Se non un corso di guida veloce, se non, cioè, capito?